Al via gli interventi di riqualificazione di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di Sassari. I lavori riguarderanno gli edifici di via Prati per il ripristino delle facciate, delle coperture e di via Ardara, nei quali si interverrà sugli impianti idrici dei singoli alloggi. In via dei Gremi si provvederà invece al ripristino dei balconi e dei cornicioni. In via Siglienti saranno avviati interventi di messa in sicurezza delle facciate e delle coperture. In via Grazia dell'Edda si interverrà sull'impianto fognario dell'alloggi e in Corso Pascoli infine si provvederà al ripristino del canale di Gronda. Per la totalità degli interventi è previsto un investimento di 340.000 euro, parte del finanziamento da 1 milione stanziato dalla Regione Sardegna. I lavori da attuare mediante accordo quadro si aggiungono agli oltre 200 interventi già realizzati tra il 2015 e il 2016, spiega l'assessore comunale alle politiche abitative Ottavio Sanna. La volontà dell'amministrazione è intervenire in tutti i quartieri, stabilendo un ordine di priorità con il settore politiche della casa, prosegue Sanna. Questa prima fase si concentra sui singoli alloggi. Successivamente si darà comunicazione della partenza dei lavori che interesseranno la manutenzione di intere palazzine, come da progetti esecutivi già approvati dalla Giunta. Si chiama Operazione Trasparenza, la campagna straordinaria di sicurezza attivata dal Comando di Polizia Locale di Sassari in questo finale di agosto e fino al 3 settembre. Il nome, spiegano dal Comando, denota l'intento informativo di sensibilizzazione e prevenzione e non la mera attività repressiva. L'Operazione Trasparenza è improntata infatti sulla diffusione preventiva delle informazioni sulle strade in cui saranno installate le postazioni di controllo. Queste attività saranno rivolte prevalentemente alla verifica del rispetto dei limiti di velocità e all'accertamento dello stato psicofisico dei conducenti dei veicoli a motore. Gli strumenti tecnologici che saranno messi in campo sono inoltre in grado di verificare la regolarità dei documenti di circolazione di tutti i veicoli che transiteranno nell'area in cui sarà operativo il presidio di polizia stradale, revisione, assicurazione ed eventuali targhe oggetto di furto. Telelaser e velomatic monitoreranno il rispetto dei limiti di velocità. Tra gli strumenti più innovativi lo Street Control, un dispositivo che in Sardegna possiede la polizia locale di Sassari, in grado di elaborare contemporaneamente lo stato di numerosissimi veicoli e segnalare in tempo reale qualsivoglia irregolarità, in particolar modo i veicoli oggetto di furto. Le postazioni di controllo saranno precedute da specifica segnaletica di segnalamento, mentre agenti specializzati presideranno costantemente le postazioni stesse. Le vie interessate dall'attività di controllo sono nell'area urbana via Predaniedda, via Pirandello, via Budapest, via Prati, via Milano e via Verona. E in area extraurbana la ex statale 131 in località Ottava, via Domenico Mille Lire, Palmadula strada provinciale 4 e strada provinciale 18 e a Campaneta la strada provinciale 42, la strada comunale Sassari, Platamona, via Budibuddi. Sorgono, paese al centro della Sardegna e anche al centro del mondo, lo sostiene lo scrittore e giornalista Sergio Frau, che vede nei 200 menhir del sito di Biro e Concas, una sorta di Stonehenge sarda, un luogo a dir poco straordinario. Il suo libro, che è stato presentato recentemente proprio a Sorgono, ha per titolo Onfalos, il primo centro del mondo, e porta nuovi elementi alla tesi centrale di Frau, cioè che la mitica Atlantide e la Sardegna siano la stessa cosa. Non potendosi affidare che a pochissime e necessariamente interpretabili notizie storiche, Frau supporta la sua ricerca con una serie di misurazioni geografiche per dimostrare come l'isola dei Sardi fosse davvero l'ombelico geopolitico del mondo. Il sito di Sorgono, con i menhir e la chiesetta di San Mauro che guarda loro con un enorme rosone, è attraversata dal 40° parallelo, lo stesso di Pechino, della Via della Seta, del Caucaso, di Samarcanda, dell'Athos in Grecia. Il luogo è equidistante dalle coste occidentali del continente americano e da quelle orientali dell'Asia, 11.300 km da una parte e dall'altra. E qui interviene il mito, quello di Prometeo, scopritore del fuoco, e di suo fratello Atlante. Siccome i due si separarono finendo in luoghi lontani e Atlante trovò posto al centro del mondo, che prese a sorreggere sulle sue spalle, sembra che la Sardegna, come dice Frau, regga bene la parte. La mitica terra di Atlantide, in tempi già storici, fu poi sommersa da un enorme tsunami cancellando la civiltà nuragica che vi era fiorita. Gli studiosi ufficiali hanno obiettato sulla scarsità di prove scientifiche delle tesi sostenute da Frau, ma i libri dello scrittore romano stanno rendendo un ottimo servizio alla propensione che ha la nostra isola di presentarsi come una terra misteriosa, dai culti arcaici e impenetrabili, dalla ricchezza inestimabile del suo patrimonio archeologico. Una terra, insomma, che per la sua unicità può essere davvero collocata al centro del mondo.
Ha preso il via ieri, lunedì 21 giugno, la rassegna di concerti del sesto master di alto perfezionamento per strumenti a fiato Riviera del Corallo, evento inserito nel Festival del Mediterraneo 2017 e organizzato e promosso dall'Associazione Arte e Musica con il contributo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Metta e con il patrocinio del Comune di Alghero. 90 musicisti tra allievi e docenti di fama nazionale e internazionale, con il coinvolgimento dei conservatori di Sassari, Milano, Alessandria e Como. L'attività formativa e concertistica del Master è coordinata dal maestro Antonio Mura, direttore artistico della Kermesse e docente di tromba al Conservatorio di Sassari. Creare un ponte importante tra l'isola, la Sardegna e l'Europa. E questo attraverso la musica, attraverso le lezioni e concerti che si terranno, diciamo, nei prossimi giorni in forma di ensembli, ottoni, strumenti a fiato. Al mattino allievi e docenti parteciperanno nelle aule della Scuola Media di Fertilia alle lezioni del Master. Di sera, a partire dal 19:15, si esibiranno nel centro di Alghero in Piazza Civica. Previsti concerti anche in Piazza Pino Piras, al Museo Diocesano e all'Auditorium di Fertilia. Si spazia dalla musica barocca fino a Frank Sinatra, Tommy Dorsey e Glenn Miller, dalle colonne sonore al jazz, il tutto affidato a musicisti di chiara fama, tra i quali il maestro Luigi Bascapè. Mi sono permesso di invitare appunto dei miei colleghi del conservatorio, che sono il maestro Diego Collino, docente di flauto, il maestro Luigi Magistrali, docente di clarinetto, e De Luca Matteo, che è primo trombone solista presso l'orchestra della Suisse Romande di Ginevra. Dalla passione per la fotografia e il montaggio video nascono i Day Trippers, che raccontano la loro esperienza. Ci unisce la nostra passione per il videomaking e per girare insomma intorno alla Sardegna per scoprire posti belli e raccontarli, soprattutto, che per noi è la cosa fondamentale. La Sardegna è un posto meraviglioso, offre probabilmente la maggior parte dei posti che offre non sono conosciuti come dovrebbero. Quello che vogliamo fare noi è proprio questo, dare giustizia a questa terra, come abbiamo fatto per esempio con la Sinara, che è veramente una cosa meravigliosa. La nostra terra non è solo mare, è molto molto altro, ha una storia veramente antica, forse la più antica della penisola. E vogliamo raccontarla a modo nostro, in modo originale, è molto, molto efficace. È stata sicuramente un'esperienza molto bella, ringrazio molto dei Trippers che mi hanno introdotto in quest'isola che è quella della Sinara, che presenta una fauna e una flora che sono uniche in Italia. Veramente incontrare durante le riprese, fuori dalle riprese, animali, così tanti animali selvatici è stata anche una sorpresa, che mi ha dato molto, molto a cui pensare e mi ha fatto innamorare moltissimo di quest'isola. A Gubbio per Omar Baglione arrivano un altro podio assoluto e l'ennesima vittoria nel gruppo dei prototipi E2SC. Al 52esimo trofeo Luigi Fagioli, nono round del campionato italiano velocità montagna disputato lo scorso weekend, il portacolori della scuderia siciliana CST Sport ha bissato il terzo posto conquistato in terra umbra nel 2016 al volante della Norma M20 FC Zytec del team Fagioli Gommata Pirelli. Per il pilota sardo si tratta del quarto podio tricolore assoluto consecutivo dopo quelli di Morano, Ascoli e Fasano, colto in condizioni non facili, mentre nella classifica di gruppo è sempre più salda la leadership, con il titolo italiano ormai a un passo. Omar ha coperto le due salite di gara nella cronoscalata di Gubbio, il cui tracciato misura 4.150 metri, con il tempo totale di 3.16.26. E ora dà appuntamento alle finali del CVM che si disputeranno a partire da metà settembre. Omar Magliona commenta così il fine settimana umbro. Ho capito che sarebbe stata una gara in difesa, non eravamo al 100% con setup e giusto grip e quindi abbiamo dovuto soffrire, pur avendo tentato di trovare regolazioni più redditizie dopo le prove. In ogni caso i risultati sono da prendere positivamente. Questo weekend deve spronarci a migliorare e a lavorare di più, perché ogni gara fa storia a sé e io sono sempre stato abituato a guardarle e prenderle singolarmente.